Sono molto contento del risultato che abbiamo ottenuto in Veneto. Affetto da distrofia muscolare, Stefano Galler di Cassola è stato il primo veneto ad ottenere pareri favorevoli alla procedura per il suicidio medicalmente assistito. Questa mattina era anche lui a Venezia, assieme agli attivisti della campagna Liberi Subito, a depositare le migliaia di firme raccolte in Veneto a sostegno di una proposta di legge dell'Associazione Luca Coscioni per regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria. Abbiamo cominciato a raccogliere le firme il 4 di febbraio di quest'anno e il 16 aprile avevamo raggiunto la 7000ª firma, solo firme dai banchetti. Abbiamo consegnato oggi 9.027 firme. Il Veneto è la seconda regione dopo l'Abruzzo ad aver depositato le firme nel proprio consiglio regionale. Presto accadrà anche in Piemonte, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Un diritto fondamentale è quello di non dover subire la sofferenza perché lo ha deciso qualcun altro. Ecco perché depositiamo questa legge regionale di iniziativa popolare per chiedere che invece la libertà di scegliere fino alla fine della propria vita sia garantita e non siano frapposti degli ostacoli di sabotaggio burocratico a questo diritto. Dopo la verifica di conformità delle firme all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la presentazione e discussione in quinta commissione consiliare darà accesso alla votazione in consiglio. Io mi sto battendo da tempo e da mesi affinché l'Aula si esprima per il sì. I cittadini veneti si sono espressi con 9.000 firme e io credo che la maggioranza dei veneti abbia voglia di avere una norma che gli permette di scegliere liberamente sul proprio fine vita, quindi se poter morire con dignità. Sono sicuro che il Consiglio risponderà in maniera positiva che i veneti hanno bisogno del Consiglio.